ma come faccio io a sapere? È perché avevo il problema è, ma anche gli gnostici erano partiti convinti di essere in comunione con Cristo, che anzi il loro impegno, il loro sforzo di mettere insieme il Vangelo con tutto il resto, aiutasse proprio a vivere questa comunione. E anche gli spirituali sono convinti di vivere in comunione con Cristo. Com'è che faccio a verificare se il mio essere cristiano è un camminare davvero, come dice lui, oppure è uno sviare? E qui, nei capitoli 1 e 2, Giovanni dà quattro criteri di verifica. Quattro criteri di verifica sul come stiamo camminando. Ecco, stiamo davvero vivendo nella fede oppure no? La base di tutto è data dal versetto 5, che è una specie di tesi dove si vuole arrivare. Lo scopo del tutto è questo. Ciò che ora vi diciamo l'abbiamo udito da Gesù. Dio è luce e in lui non c'è tenebra. Siamo convinti di questo? Dio è luce e in lui non c'è tenebra e vogliamo stare con lui. Dice il punto di partenza è lo scopo. Adesso vogliamo capire se stiamo camminando verso di lui che è luce, se lo stiamo davvero accogliendo nella nostra vita o se invece ce lo stiamo costruendo a nostro uso e consumo. E allora ecco il primo criterio. Notate, il primo e il secondo criterio, Giovanni li presenta attraverso una serie di antitesi, cioè mette davanti continuamente due realtà diverse, no, contrapposte, che appunto una è il credente e l'altro è invece quello che si illude di credere. Sia lo gnostico, sia l'entusiasta. La prima antitesi. Se noi diciamo siamo uniti a lui e poi viviamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non viviamo nella verità. Invece se viviamo nella luce, come Dio è nella luce, siamo uniti gli uni con gli altri. E la morte di Gesù, il figlio di Dio, ci libera da tutti i nostri peccati. Ecco il primo criterio da verificare qual è. Ci accontentiamo di parole o viviamo quel che diciamo? Infatti, se noi diciamo il primo, se noi viviamo il secondo. E questo è contro gli gnostici in particolare, quelli dicevano la salvezza è effetto della fede, la fede è un credere, e il credere è avere delle idee, una conoscenza intellettuale, per cui io so come stanno le cose e io sono già dentro. E la vita? Le idee fondamentali, ma se poi la vita non corrisponde alle idee? E notate? Se io vivo, se io mi accontento di parole, cos'è importante? Avere le idee chiare. No, quello è sufficiente, è vero o no? Se invece accetto che credere è vivere, allora so che non è abbastanza il vivere, ma il come, tenendo conto di quel che ha fatto lui. Ecco la centralità della Pasqua. E la morte di Gesù, il figlio di Dio, ci libera dai peccati. Non è il mio impegno che mi libera dai peccati, è lui, è la sua Pasqua che mi libera dai peccati. Riconosco che il dono, ecco, il dono. La seconda antitesi, se diciamo siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità di Dio non è in noi. Se invece riconosciamo pubblicamente i nostri peccati, Dio li perdonerà perché Egli mantiene la sua parola. Egli ci libererà da tutte le nostre colpe perché è buono. Quindi la seconda attenzione è chiedersi: ma com'è che viviamo il rapporto col nostro limite, col nostro male? Lo assumiamo o ci sganciamo da Lui? Diamo colpa a qualcun altro? Lo buttiamo sugli altri o neghiamo che esista. Perché si può dire io sono senza peccato perché non ho mai sbagliato, oppure se ho fatto qualcosa di sbagliato ma è colpa degli altri. Colpa di questo, colpa di quello, colpa di quell'altro. Quindi messo a posto, messo perfetto. È vero o no? Come fanno i politici tutto sommato. Avete visto ancora un politico che dica colpa nostra, colpa mia? Proibito. Ma notate un po', perché dice che è strano, eh? Se diciamo siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e questo non ci piove. La verità di Dio non è in noi. Perché è così importante riconoscere il proprio peccato? Perché se io riconosco le mie manchevolezze, so anche, ho il dovere poi di migliorare. Anche questo, ma c'è qualcosa di. Andate, pensiamoci bene, c'è qualcosa di peggio sotto, di più importante? Io sono perfetto, non commetto, non ho bisogno del suo perdono. Quello l'ha detto chiaro, ma perché dice la verità di Dio non può essere in noi, non possiamo essere con Dio se non riconosciamo il nostro peccato. Perché? Perché non vogliamo essere uguali a Lui, perché pensiamo di essere uguali a Lui, invece non siamo uguali a Lui. Perché diremmo,
come minimo, che Dio è un cretino. Scusate, che senso ha morire per qualcuno che è bravo da solo? Esempio classico, se io mi sto divertendo al lago, al mare, sto sbarbacciando nell'acqua tranquillo, no, faccio... e lì arriva uno tutto traferato, mi prende, mi porta a riva, mi fa il bocca a bocca, che schifo, vabbè, no? Che bello! Se io sono autosufficiente, se io non ho niente di negativo in me, vuol dire che ho tutto positivo. E allora che bisogno ho di essere salvato? Scusate. Oh, se invece sono l'ago, uno mi tira fuori, beh, quello è un altro discorso. È vero o no? Ma devo riconoscere, se ne darei alla saga la pelle. Non ce la facevo. Aiutare uno che va bene, che sta bene, che va via tranquillo, che ha senso? Ecco perché addirittura dirà a un certo punto facciamo diventare Dio bugiardo. Se noi siamo senza peccato, se diciamo di essere senza peccato, facciamo diventare Dio bugiardo. Perché Dio ha ritenuto necessario diventare uomo e morire per noi per togliersi dal peccato, ma se me lo umilia sono stupido. Ecco, dicevo prima, vuol dire trattare Dio è uno stupido. Perché? Ecco, bravo. Si è dato da fare tanto per chi può, su bravo me. E infatti non, cioè, hai sbagliato, Dio ti perdona, non c'è problema. Poi diciamo che ci sono imperfezioni dovute al limite e c'è il peccato come scelta negativa, no? Ecco, esatto. Sai che il peccato più grosso non è il peccato morale, cioè di debolezza, che tante volte... Anche quelli sono i peccati che noi confessiamo di solito. Magari i peccati del re che forse magari si confessa mai. E che è peggio. Dove c'è malizia, cioè quindi siamo già un passo più in là. Poi soprattutto c'è il peccato di prospettiva, quello che fa sbagliare il bersaglio completamente. Il credersi autosufficienti, quello è quello di base. E infatti, chi di voi c'era quando abbiamo fatto Genesi 1.11? I capitoli 1.11, oltre al significato che ha ogni capitoletto, perché c'è anche quello, ma insieme come complesso rispondono a due domande. Perché dopo aver parlato cos'è la fede, Abramo, a quale condizione si può arrivare alla fede, Giacobbe, e a quale condizione la fede può diventare vita, Giuseppe, gli avrei messo davanti qual è il mondo nel quale tu sei chiamato a vivere la fede. Cioè, perché per Abram è difficile essere Abraham, l'uomo che si fida di Dio? E la risposta è perché noi viviamo nel mondo dei cinque rifiuti. L'ultimo, quello che è più conosciuto, è il rifiuto dell'uomo come persona, quindi l'uomo che schiavizza gli altri per potersi imporre e crescere, va bene, ma perché l'uomo fa così? È perché è abituato a pensare che l'altro non è uguale a lui, l'uomo rifiutato come simile, che è l'episodio di Noè, diluvio, ma perché si arriva lì? Perché l'altro è rifiutato come fratello, Caino e Abele, ma perché l'altro è rifiutato come fratello? Perché Dio è rifiutato come padre, peccato originale. Ma perché Dio è rifiutato come padre? Perché l'uomo rifiuta se stesso come creatura, vuol mettere se stesso al posto di Dio. Rifiuto me stesso come creatura, quindi rifiuto Dio come padre, rifiuto l'altro come fratello, rifiuto l'altro come persona, rifiuto l'altro come simile o viceversa. È vero o no? Questi sono i peccati di fondo, quelli più gravi, che danno origine poi ai tanti peccati spiccioli, ma alla base di tutto c'è il primo. Se io faccio di me stesso Dio, non ho bisogno di un Dio padre, eccetera, eccetera, eccetera. E se dico di credere, chi sarò? Un figlio unico, privilegiato. Tutto sommato, Gesù che non era stupido, perché ci fa dire Padre nostro anche quando preghiamo da soli? Perché preghiamo Lui. Ma perché nostro? Se sono io da solo a pregare. Perché anche se sono da solo, vuole che non ci dimentichiamo che non siamo unici. Che davanti a Lui siamo figli, ma mai da soli. Figli con gli altri, fratelli degli altri. È vero o no? Padre mio che sei nei cieli, eh? Possiamo dire anche Padre mio, però il disco, però di Padre nostro che le mei, che le mei, è vero o no? Sembra chiaro allora? Ecco, lo dice subito dopo, nel versetto 10, che però dice un'altra antitesi, se diciamo non abbiamo mai commesso peccato, facciamo di Dio... La prima volta diceva inganniamo noi stessi, la seconda facciamo di Dio un bugiardo, la sua parola non è in noi. Perché appunto, come dicevamo, se io non commetto peccati non ho bisogno di un salvatore. Invece la Bibbia dice, Gesù dice che tutti abbiamo bisogno di essere salvati.
Quindi Dio sarebbe un illuso come minimo, o un bugiardo, uno stupidotto, insomma, uno che non sa quel che fa. Figli miei, vi scrivo queste cose perché non cadiate in peccato. Ho notato, si usa molte volte la parola peccato in questa lettera, alcune volte al singolare, alcune volte al plurale, per lo più al singolare però. Quando si usa la parola peccato al plurale, cosa vuol dire? Cosa è importante ricordarcelo sempre? Di cosa si parla? Dei nostri tanti peccati. Quando invece si parla del peccato al singolare, non sono i singoli peccati, ma è lo stile di vita, al di fuori della legge di Dio, della volontà di Dio, contrario alla volontà di Dio. È importante ricordarcelo, perché c'è, al plurale invece i peccati singoli. Che facciamo? Cioè, io posso vivere nel peccato, e quello vuol dire che la mia vita sarà piena anche di tanti peccati. Però posso fare dei peccati ma non vivere nel peccato. Cioè, il mio impegno è quello di vivere in amicizia con Dio. Purtroppo ogni tanto vi rullo so. Però so che sto sbagliando, chiedo perdono e me ne tiro fuori. Non ci sto comodo dentro. O non dico le normale, le just, cosa sia di male, chi se ne frega, eccetera. Riconosco che sto sbagliando. Allora posso fare i peccati ma non vivrò mai nel peccato. Se invece faccio i peccati e dico, ma che cosa che è male, ci sto comodo, allora vuol dire che non soltanto faccio degli sbagli, faccio i peccati, ma che proprio la mia vita è impostata male. Sono nel peccato. Ecco perché dice, vi scrivo queste cose perché non cadiate in peccato, perché non sbagliate strada. Se uno cade in peccato, possiamo, e qui in questo caso il cadere in peccato è assicurare ma il significato dei plurali in questo caso. Se uno sbaglia, se mi capita di sbagliare, possiamo contare su Gesù Cristo, il giusto. Egli è il nostro difensore accanto al Padre, il nostro avvocato. Lo Spirito Santo è il nostro avvocato. Gesù Cristo è il nostro avvocato. Ma di quanti avvocati abbiamo bisogno? Il mio ASG? No, mi fa specie che voi, che stavolta dormivate. No. Gesù nel Vangelo dice che lo Spirito Santo è il nostro avvocato. Qui si dice che Gesù Cristo è il nostro avvocato. Qua c'è gli avvocati. No. Spirito Santo è l'avvocato. Signori, l'avvocato nostro è Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non è il nostro avvocato. È l'avvocato di Dio nei nostri confronti, ha il compito di difendere Dio nei nostri confronti, cioè di farci capire che Dio ci vuol bene nonostante la vita vada come va, quella sensazione di menefreghismo suo, di disinteresse che tante volte può venire quando la vita prende l'aria delle sventole o prende delle strade o delle svolte, cioè, ma insomma a lui che frega nel gusto che mai succede. Ecco, il compito dello Spirito Santo è aiutarci, se lo lasciamo fare, a difendere Dio, fare l'avvocato di Dio in noi, in modo da aiutarci a capire che Dio ci vuol bene nonostante quel che succede. Invece Gesù è avvocato nostro, prega per noi presso il Padre, è morto per noi. Ma la Madonna è una collaboratrice che Cristo accetta vicino, infatti lo dice subito, ecco perché è il nostro difensore. Egli si è sacrificato per farci avere il perdono dei nostri peccati, e non soltanto dei nostri, ma di quelli del mondo intero. Tutti i peccati del mondo sono già perdonati, signori, da 2000 anni, anche quelli che verranno fatti tra 1 milione di anni. Poi toccherà a ciascuno, sia ieri, sia oggi, sia domani, fare in modo che quel perdono che è già dato possa diventare suo. Se io accetto di entrare in quella comunione con lui e con gli altri che deriva dalla sua Pasqua, è vero o no? Altrimenti il regalo è lì, ma se non lo prendo in mano, lo rifiuto, il regalo non... Esatto. Va bene, questo è il primo criterio. Quindi, qual è il primo criterio? Abbiamo detto rompere con il peccato, tutto sommato. Cioè, vuoi sapere se davvero sei con Dio, se sei in comunione con Cristo e con la Chiesa oppure no? E decidere di smettere di pensare che il peccato è normale, tranquillo, non c'è problema, va benone, mi fa comodo, mi serve, mi è utile, mi è necessario, eccetera. Rompere con quello stile di vita. Cioè, accettare il battesimo, tutto sommato, ragazzi, signori. Accettare il battesimo, far diventare nostro il battesimo. Anzi, la prima parte del battesimo. Infatti cosa vuol dire parola battesimo? Vi ricordate, no? Parola battesimo cosa vuol dire? Chi si ricorda? Dai, che lo sapete. Immersione. Immergersi nella Pasqua di Cristo, morire con Cristo, fare esperienza seria di Cristo per poter vivere in modo diverso. Ecco, fare esperienza seria di Cristo. Quindi rompere con lo stile di vita contrario.
Cosa diceva Paolo? Voi siete morti al peccato. Ricordate la lettera ai Romani, capitolo 6. Sei stato battezzato in Cristo, sei morto al peccato. Mi si collega, eh? È vero o no?